dove il presidente ha fatto una conferenza ragguardevole, perché normalmente nel calcio si parla per stereotipi, invece qui non sono stati usati stereotipi e è andato dritto a un problema. Dopo bisognerà capire quanto ci vorrà e che cosa ci vorrà per correggere la rotta. Allora Walter, mettiamola così, capovolgiamola. Benissimo, non vuoi parlare ed è condivisibile, anzi è una scelta che nobilita insomma il tuo essere e la tua personalità, ma sono interventi che possono, in base alla tua esperienza, sono interventi questi del presidente, in fattispecie Iervolino, che possono dare delle scosse o possono, in positivo naturalmente, o possono peggiorare la situazione? Ma io auspico di sì, perché è stato mettere i calciatori di fronte a delle responsabilità molto precise, quindi non è stato un pistolotto generico, è stata un'osservazione diretta che i calciatori dovranno interiorizzare e trasferirla in campo. Ora, se Iervolino ha fatto questo discorso, evidentemente perché l'istinto e il ragionamento lo hanno portato a fare questo discorso. Dopo, in generale, io vedo nei giocatori e so che molti di loro sono fragili, hanno bisogno di essere assistiti, di essere supportati sempre, e quindi ci sta che alcuni cali o di rendimento oppure il mancato raggiungimento di un rendimento accettabile sia imputabile a tante cose che riguardano la psiche di un giocatore. Ma tu la vedi viva sta squadra o no, Walter? Cioè, era giusto cambiare l'allenatore? Adesso, con tutto il rispetto per Inzaghi, se lo hanno cambiato, evidentemente ho fatto le loro riflessioni. Non voglio intervenire di nuovo, non voglio intervenire direttamente nelle questioni del club. Però quello che posso dire, ma lo dico con la massima serenità, il massimo distacco, perché ovvio che io non perdo mai una partita della Salernitana e sono meravigliato di questa classifica così magra, perché io vedo dei buoni giocatori anche. Sì. Non credo che siano stati fatti esclusivamente errori, credo che ci siano anche dei buoni giocatori che vanno e devono essere messi in condizione di dare qualcosina di più, ma la qualità di molti dei giocatori della Salernitana è nettamente sufficiente per poter fare un'inversione di tendenza. Se ti dovesse chiamare presidente, torneresti? Ma non lo farà. Ma torneresti nel caso, anche magari se sta in difficoltà proprio? A Salerno, per me a Salerno sarà sempre una pagina importante nella mia vita professionale e umana, quindi dunque mi dovrò mettere in testa l'idea di che lui mi chiami, ma se lui mi chiamerà certamente io potrei accettare, proprio in virtù di questo sentimento che ho, che è molto forte.